Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con Watch Dogs. Iniziamo finalmente questa nuova serie su questo titolo attesissimo. Speriamo che rispetti appunto le attese e le aspettative. Io non mi sono spoilerato niente, quindi non ho seguito né video né gameplay, trailer eccetera. Meglio così, perché non mi voglio appunto spoilerare niente. Giochiamo su PC, utilizzo il pad della 360 perché è stato integrato piuttosto bene, quindi è riconosciuto molto molto bene. Cercherò di portarvi più video possibili e il prima possibile. Diciamo che arriverà magari un po' più in ritardo perché ho avuto parecchi problemi nel settaggio iniziale, non so per quale motivo, ma crashava sempre il gioco, quindi ho dovuto installare degli altri driver per la scheda video. Come alcuni sapranno, ci sono stati dei problemi con alcuni driver delle schede video, speriamo, e ci sono ancora alcuni bug e alcuni problemi dal punto di vista grafico. Andato appunto a parlare della grafica, ho provato a mettere tutto quanto ad ultra. Quindi adesso andiamo un attimo a vedere se gliela fa. Diciamo, ho fatto una piccola prova, dovrebbe farcela, magari ogni tanto ci sarà qualche scattino, però proviamo a vedere se con ultra ce la facciamo. E niente, partiamo con una nuova partita e vediamo come sarà questo Watch Dogs. Ok, sì, avevo provato naturalmente a vedere se si bloccava o se partiva, conferma. Speriamo appunto che sia un buon gioco, vediamo se la Ubisoft ha fatto tanto spot per nulla, oppure se è un gioco che vale la pena giocare, che sia soprattutto divertente, non solo tutta grafica e nient'altro. Vediamo, vediamo. Sono nell'atrio del Merlot. Bene, Aiden, ci siamo. Sto entrando. Ma guarda, un cloud di dati pieno di segreti e bugie. Solo allungare la mano, prenderlo. È del mio. È nostro. Concentrati. Hanno un bel sistema di sicurezza. Quanto abbiamo? 100.000 in 30 secondi. Dio benedica i ricchi e i famosi. Siamo i prestigiatori di oggi. Facciamo sparire nel nulla i conti bancari. Qualcun altro vuole entrare. Diamo un'occhiata. Niente da fare, segui il piano, Damian. Prosciuga i conti e filiamocela. Vivi l'avventura. Abbi fede nel tuo mentore. È scattato l'allarme. Vediamo perché. Ci sono quasi. Io chiudo tutto. Non toccare niente. Questo che cazzo è? Dobbiamo chiudere. Boris? Sì? Tocca a te. Abbiamo trovato gli hacker del Merlot. Tu penserai ad Aiden Pierce. Fallo fuori. Colpisci la famiglia se serve. Lo stronzo ha finito di giocare. La famiglia? È un problema? No, li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui.
farmi credere, davvero. Chi ha dato l'ordine? Ti prego, te l'ho detto. Non lo so. Lo sai. La famiglia? È un problema? No. Li spaventerò. Non sentirai più parlare di lui. Beh, che ne dici, Miss? Mi hai spaventato! Facevo il mio lavoro! Non lo sapevo! Dimmi con chi era il telefono. Voglio il nome. Non me l'hanno dato! Allora te lo dico io. Lena. Lena Mills. Sei fuori! Non sapevo nulla della bambina! Non sarebbe dovuto succedere! Meglio che ci rifletti. Ascolta, anche se sapessi il nome, non te lo direi mai. Quella gente, girano delle voci, non hai idea di cosa possono farti. Devi andartene via, vattene! A volte non puoi andare. Per favore, per favore! Chi ha dato l'ordine? Ho parlato con lui al telefono e mi ha detto dove trovarti, non so nient'altro, te lo giuro! Ok, spara. Tieni premuto. Ok, io ho il pad. Ah, perfetto, me lo modifica così. RT per sparare. Ok. Tornata alla memoria. Occhio al bastardo. Azione. B per neutralizzare il nemico. Okay. Mamma mia. Cazzuti e cattivi. Arrandellate sulle gengive. Esamina il telefono di Maurice per ottenere informazioni. Perfetto, hackeriamo. Non posso fuggire più. Non ce la faccio. Nel frattempo posso andare in giro, ok. Ho ucciso tua nipote, non smette di inseguirmi. Che cazzo è? Che cosa devo fare? Non si fermerà mai. Non devo fermarmi. Ok, perfetto. Allora, guardiamoci un po' intorno. Iniziamo a fare un po' di familiarità con i comandi. Hackeriamo di tutto. Possiamo farci una bevuta? No. Vabbè, noi hackeriamo ugualmente. Anche random. Cos'è? Sono inciampato nel tipo. Mi scusi, Lasci fare. Allora, l'ho preso per PC soprattutto perché avevo trovato un'offerta con il pre-order. E infatti l'ho preso, vabbè, dal Uplay, che è lo store là di Ubisoft, e l'ho pagato circa, se non ricordo male, 25 o 28 euro, quindi ho preso per PC anche perché comunque, ok, ci siamo ciullati $110, perfetto, anche che appunto per, e soprattutto per questo, perché tanto come abbiamo visto il PC sembra, almeno per adesso, che anche ad Ultra ce la possa fare, quindi componente per accauso singolo, ok. Possiamo uscire? Scendiamo? Non è vero, cos'è? Componente chimico, lo prendiamo? Ok, si sa mai a cosa possa servire, ma noi prendiamo tutto, medicine anche. E perfetto, andiamo fuori. Come detto, ho provato all'inizio un po' con la tastiera per vedere subito un po' i comandi. Però ho detto, vabbè, visto che vedendo nelle opzioni che il pad era integrato bene, ho detto andiamo con il pad che magari è più Maurice, che ti prende, vecchio stronzo? Più comodo. Oh, merda. Da cazzo eri finito? Cosa? Dice a me. Ti lascio un paio di minuti. Dammi le pallotte. Le ho gettate. Cosa? Hai detto che l'avresti ucciso. Ti avevo detto di tenerle, Jordi. Ma dove ti eri cacciato? Io ero al telefono. Hai saputo ciò che volevi da Maurice? Mi prendi per il culo? Sistemiamo questo casino. E basta fare l'artista. Ehi, va bene tutto, ma mi deludi, Pierce. Cioè, non cogli la bellezza dello scontro fra bande che sto creando. Odio fare le cose a metà. Portiamolo via. No, è tardi. Fine dell'ottavo, Chicago avanti, la partita sta per finire. E non c'è più tempo. Bel colpo. Ah, allora non vuoi sapere proprio nulla? Va bene, ok, dimmi della telefonata. Grazie della domanda. Ok, abbiamo un bel po' di cadaveri, no? E 40.000 persone sopra di noi. Serviva un diversivo. Ho chiamato gli sbirri. Non ci credo.
Ah, sì, invece è vero. Così arrivano gli agenti e subito dopo anche gli amici di Maurice. Bang, 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 bang. Jordi, dimmi che scherzi. No, no, ho chiamato anche loro. Dai, una bella sparatoria a fine partita ci sta tutta. Così noi due passiamo inosservati. E domani mi ringrazierai. Che agenti puntuali. Ci penso io, tu prendi Maurice e portalo via. Maurice, chi sono? Il tuo autista? Ha sparato lui. Gliela farò pagare. Polizia di Chicago, c'è qualcuno all'interno? Identificatevi. Premiamo ripararti. Ok. B o L per uscire dal riparo. Così. Possiamo anche metterci qui dietro. Magari. Andiamo al riparo così. Perfetto, perfetto. Attenzione ai police. Ecco, abbiamo anche la luce puntata sulle gengive, ma ci proviamo. Qui ce n'è un altro, sempre Vistrois. Vedo benissimo. Proviamo. Dovevano scegliere la partita più importante della stagione per farlo e rovinarci la festa. Squadra, ci sono attenzione, due attenzione, via. Ragazzi, spero che questo gioco vi possa piacere, che la serie la seguiate in tanti. Come sempre vi ricordo di iscrivervi anche alla pagina Facebook, anche il secondo canale, quel tale Ale Games. E ok, scavalchiamo qui. Non c'è nient'altro da ciullare, magari. Scavalca. Ah, anche così. Attivare il profiler. Espone il flusso dei dati degli oggetti. Ok, quindi non si apre da qui. Telecamere di sorveglianza, accesso remoto. Le telecamere possono essere usate per raggiungere luoghi inaccessibili. Hackeriamo. Scusi, giovane, non vedo un attimo. Ok. Scansione, non riuscire. Età, errore, occupazione, errore. Siamo anche pixellosi, ok, meglio. Hackeriamo l'altra lì. Da qui dove possiamo. Ok, c'è qualcosa lì sotto. Posso anche zoomare, andare indietro. Seguire i tracciati della. Andiamo con quest'altra telecamera che forse vediamo più a fondo. Ok, c'è un police. No, tutto tace. Altra telecamera lì giù in fondo. E il cavo che va alla porta va lì sotto. Quindi proviamo ad andare sull'altra telecamera. Ah, ok, arriva lì. C'è altro qui che dobbiamo vedere, no? Vabbè, hackeriamo questo. Porta aperta. E usciamo. Perfetto. Ci ha aperto la porta? Bene. Acquattiamoci, acquattiamoci. Devo trovare il modo di farlo muovere. Ok. Componenti elettronici. Vai. Però c'era. Abbiamo visto che c'era qualcosa. RB per LB. Selezioniamo questo. E Y per costruire l'oggetto selezionato. Ah, ok. Siamo fatti un'esca. Tieni premuto RB per preparare un lancio e RB per lanciare. Vai. Ma non posso. Ah, non posso muovermi, quindi devo fare per forza quello che mi dice adesso. Ah, tieni premuto. Okay. Aspetta però, perché c'era qualcosa qui dietro. Una busta. Apri. Denaro, va bene. Approfittiamo del momento del police. Vai, vai. Acquattati. Ok. Lei, signore. Non ci penso proprio. Business manager, età 33, occupazione. Ah, quindi, come vedete, vabbè, come qualcuno di voi magari avrà visto anche dai video, possiamo scoprire molte cose delle persone che ci circondano. E ma noi, modo acquattato e stealth. Allora, noi partiamo sempre con l'idea di stealth. Poi, come sapete, ogni tanto succede qualche piccolissima incomprensione con i giochi stealth, ma questi sono dettagli che poi andremo a vedere. Ma possiamo tipo hackerare il bancomat? Al momento no. Quindi siamo in uno stadio con gente che fa. La polizia isolerà l'intera area. Se non creiamo un diversivo, sono bloccato. Amico, mi serve un blackout per filarmela. Su tutto lo stadio. Non volevi che la stampa smettesse di parlare del giustiziere?
È tutto collegato al CTOS tramite un firewall. Senti, devo uscire dallo stadio. Cerca il punto d'accesso più vicino. La stanza accanto. Ma ti serve qualcuno autorizzato all'accesso? Le guardie sono autorizzate. Con tutta la polizia ce ne sarà una. Ok, quindi devo hackerare una guardia con il codice di accesso. Andiamo nella telecamera per vedere se ce ne sono altre. Sì, c'è un piano d'evacuazione. Certo che sì. Dobbiamo mettere altro, altra telecamera. Evacueremo 40.000 Vai. Persone per farvi giocare a indiani e cowboy. C'è stato un incidente isolato nel livello medio. Ah, livello di accesso allo stadio, codice d'accesso, perfetto. Hackeriamo il tipo. Il cellulare del tipo. Si scatenerà il panico, bisogna fermare la partita e per entrare nella rete dello stadio, ok. Ah, e qui posso hackerarlo. Vabbè, quello già l'abbiamo hackerato, quindi abbiamo il codice, hackeriamo anche qui. Cos'altro c'è a parte quello da hackerare? Vai. Ruota delle armi. Ah, il fulmine. Blackout. Ok, sta iniziando a saltare le spine. Perfetto, perfetto. Ok, abbiamo fatto un leggerissimo danno allo stadio. Sempre piccoli dettagli. Mamma mia. Durante l'uso di qualcosa, vabbè, avranno una visibilità ridotta fino alla fine dell'effetto. Ok, quindi andiamo subito. Seguiamo le indicazioni, dobbiamo andare lì sotto. Un momento che questi stanno venendo qui, quindi subito su. Merda. Merda. Siamo un po' imboscati, però non. Ok. RT percorre, tieni B per la corsa acrobatica. Tipo, mamma mia. Attenzione. Ok. Cosa possiamo fare qui? Connessione non disponibile. Vabbè, c'è un blackout. Giustamente non possiamo cavalcare niente. Sembra giusto. Dove sei, Jordi? Sono andato. Sono allergico agli sbirri e anche a Maurice. Tranquillo, ti ho lasciato un regalo. L'amico di un mio amico vende auto usate. Nel garage di fronte ti aspetta una vera bellezza. Prendila se ti piace. Fa come ti pare. Io vado. Ok, perfetto. Ci hanno lasciato un'auto nel garage vicino. Quindi adesso avrà luogo anche la nostra sportiveggianza su strada. Presumo che qui non diamo troppo fastidio, no? Possiamo, un'amicizia. Ok, andiamo all'uncinetto. Complimenti. Alcolizzata. Piromane. Ma mi scusi, lei è un piromane così? Che cos'è? Scarica materiali. Che è alcolizzata. Fa spesso spesa in negozi di seconda mano. Ah, viene mostrata sulla minimappa. Va bene. Ok, è tornata l'elettricità. Quindi adesso molte carte di credito. Alcolizzata. Dai, questa alcolizzata. Signorina, capisco che è alcolizzata. Che fa? Mi viene dietro. Ce l'ha una birretta? Essere scolata, giustamente alcolizzata. Va bene. Allora andiamo qui sulla sinistra perché c'è. Ci dovrebbe essere la nostra auto. Vende hashish online. Attenzione, anche online, signorina. Mamma mia. Vabbè. Noi andiamo nel garage, va, che qua tra alcolizzati, spacciatori, nessuno porta dietro niente. Il police. Ok, questa è l'auto che possiamo ciullare. Vai. Occhio al cambio. Accelera, frena, retromarcia, freno a mano, guarda dietro e cambia visuale. Allora, giriamoci un po' le visuali. Un po' dall'alto. Attenzione. Che cos'è? Per nasconderti nell'auto. Ah. Controllate il cavalcavia. Si accuccia anche? Sì. Perfetto, allora. Accendi l'auto. Andare via. Scusi. Mi scusi. Allora dobbiamo un attimo fare pratica con l'auto. Qui con la guida. Ho suonato io, sì. Scusate, abbiate fede. Scusi. C'è un blocco lì. Attenzione. Abbiamo già guardato in galleria. Così è troppo. Così, un po' pericoloso. Facciamo così. Attenzione, ci proviamo.
Scusi. La, vabbè, prenderà quello dopo di autobus. Un momento. Scusate. Ah, l'area, come vedete, è abbastanza ampia. Scusi. Mamma mia. Sportiveggianza, ok. Devo andare dall'altro lato proprio. Bene. Un po' di esperienza. E freno a mano. Devo solo riuscire a entrare. Scusi, non è per sfiducia, ma questa mi sembra un po' più sportiveggiante. Ho torchiato Maurice. Scusate. Ma con lui organizza proteste, vabbè. Devo entrargli nella testa. Abbiate fede. Saliamo. È divorato dal senso di colpa. Darò un paio di giorni. Salta canzone, interrompi, ok. Si ammorbidirà, certo. Allora, momento. In qualunque momento puoi premere back per aprire la mappa. Premi A per piazzare una destinazione GPS. Il tuo obiettivo viene visualizzato nell'angolo della mappa in alto a sinistra. Trasporto rapido verso qualunque nascondiglio. 911, ma che cazzo? Ma perché chiamate la polizia? Ho solo spaccato un vetro di una macchina. Poi l'ho preso in prestito, mi scusi. Ho preso un attimo in prestito, ma... Aspetta, momento, pian, scusi. Allora, il nascondiglio dovrebbe essere leggerissimamente lontano. Aggiungi destinazione, non possiamo ancora fare uno spostamento rapido. Contratti online, poi forse vedremo anche l'online più avanti. Adesso non è... ah no, è attivato. Sblocco con l'intro, vabbè, per adesso siamo ancora all'inizio, poi magari daremo un'occhiata anche all'online. Siamo leggerissimamente lontani, ma ci andremo con sportiveggianza e poi magari una volta arrivati ci salutiamo. Momento. Ok, direi che comunque possiamo fare delle gran cose cazzute anche in auto con questo gioco. Siamo quasi arrivati, Oddio, ogni tanto... adesso magari quando andiamo veloce effettivamente in auto c'è qualche rallentamento, ma se tagliamo... amicizia. Però in realtà ad Ultra va abbastanza bene, non pensavo. Oh, pela. Sì, ogni tanto... scusate però anche voi, vedete le sotto le macchine. Ci viene ferito, perché mi toglie l'esperienza? Mi dia più cazzutaggi. Le scale, scusi. Ah, che era per sovraccaricare. No, vabbè, non al momento. Dove erano le scale? Le avevo viste, eccole lì. Anche questa non sarebbe male poi da ciullare. Vabbè, andiamo correndo perché sennò famo notte. Esplosione, mi scusi lei. Campione di beatbox. Ma vaffanculo. Ha falsificato il curriculum online. Va bene. Dai che siamo arrivati. Ok. Non è vero? Non come l'altra volta. Jackson, io l'ho invitato. È passato del tempo. Sei sicura che il numero sia giusto? Amore, tuo zio è una persona particolare. Però ti assicuro che ti vuole bene.
Ok, perfetto ragazzi, allora abbiamo raggiunto il nostro nascondiglio. Io direi per ora ci stanno chiamando. Le informazioni sulla posizione di Maurice erano giuste. Abbiamo ottenuto l'accesso alla backdoor del CTOS mentre distraevi la polizia. Ti mando quello che abbiamo. Siamo sulla stessa barca. La backdoor ti permette di avere accesso alla rete CTOS. Sto lavorando su una cosa più grossa. Dammi tempo. Ok, apre l'albero delle abilità, lo faremo tra poco. Non è vero, non mi posso muovere, devo farlo adesso. Hacking. Ah, devo per forza cliccare? Vabbè, non posso muovere niente. Cancelli e garage, sei sicuro di voler acquistare questo tratto per un punto? Per forza, non mi dai abilità. Ah, proprio li apriamo in modo sportiveggiante. Tieni premuto X per aprire o chiudere i cancelli e i garage. Perfetto. Abbiamo altri 5 punti abilità che magari utilizzeremo dopo. Io per adesso, come detto ragazzi, vi ringrazio per aver seguito questo video. Mamma mia quanta roba. Combattimento, hacking, guida, fai da te. Mamma mia. Vabbè, c'è molta roba da vedere. Poi lo vedremo nei prossimi video. E niente, come detto, ci vediamo con il prossimo video che credo arriverà a breve. Voi come sempre fatemi sapere se vi possa piacere questa serie, se i video vi piacciono. Iscrivetevi alla pagina Facebook, commentate, iscrivetevi anche al secondo canale. E ci vediamo con il prossimo episodio. Un saluto a tutti da quel tale Ale.